Ed eccoci qui ritornati con il consueto video della formazione. Secondo Fantacalcio, andiamo subito. Una partita importante in ottica classifica. Riparte il girone, il secondo girone, diciamo, perché le prime 5 partite con gli altri 5 presenti nel campionato le abbiamo giocate. Ora tocca ripartire e affronteremo il terzo con una classifica che ovviamente è corta, visto che siamo solo all'inizio. Lui ha già messo la formazione 3-4-3 con Musso in porta, Mancini, Kalulu, De Vrij in difesa. Aspettate che prova a sistemare un secondo. Pessina, Matic, Adli e Kvaratskhelia sì, davanti. Centrocampo, Vlahovic, Giroud e Lautaro davanti. Veramente una squadra molto interessante. Ora tocca a noi inserire la nostra. E partiamo subito dalla porta, perché in porta la situazione non è facile. Allora, Falcone contro il Monza, interessante. Monza in difficoltà, che potrebbe anche essere un qualcosa di negativo. Però, Silvestre Sassuolo lo eviterei. Maignan a Genova pure interessante, però Milan che è impegnato anche in Champions. Dovrà giocare contro in Champions, mi sembra che giochi Milan mercoledì sicuro. Ma non mi ricordo contro chi nel girone. Vabbè, comunque, al di là non mi sembra contro il Chelsea. Però, vabbè, a parte questo, sì, è vero, gioca a Milano con la Dinamo Zagabria. Quindi potrebbe avere un po' la testa alla Champions, potrebbe essere stanco. E quindi vado di Falcone, se devo essere onesto. Però non sono molto convinto, perché anche Maignan a Genova con una Samp in difficoltà, che però in casa con le big fa sempre bene, quindi puntiamo su Falcone. In difesa. Pure in difesa non è così facile in realtà, perché Singo finalmente è tornato all'infortunio. Ottimo, ho un'alternativa in più. Sapete che cosa faccio? Io vado di Parisi contro la Roma. Perez contro il Sassuolo, che prima giornata è stato espulso, però è un giocatore su cui io punto, se devo essere onesto. Poi, vabbè, Tomori lo eviterei. Rezza, idem, Cambiaso non mi convince. Io darei fiducia a Karsdorp. Contro l'Empoli, è vero che si affrontano Parisi e Karsdorp, ma sti cazzi, nel senso. Proverò a puntarci, anche perché non ha giocato in Europa League, quindi potrebbe avere più riposo, quindi Mourinho sceglierlo, ecco. Carlos Augusto lo mettiamo primo panchinaro nella partita fondamentale contro il Lecce. Poi andiamo Rezza, Cambiaso, Singo e come ultimo Tomori a centrocampo. A centrocampo pure la situazione è bella che interessante, con Strefezza e Traoré out, Zurkowski in forse. E quindi io direi di andare con Pereira, Sabiri, Brahim, che potrebbe anche volendo giocare. Cioè, troviamo tra l'altro molto simile a quello che ho prima Fantacalcio. E sinceramente mi rischio Lazovic, perché Lukic è un calciatore che potrebbe fare un po' meno bonus, per quanto l'Inter pure sia in difficoltà. Ma sapete che Lazio-Verona è una partita non semplice. Lazio farà fatica a confermare quanto di buono fatto con il Feyenoord, anche perché ha giocato concretamente l'altro ieri, e quindi non sarà semplice per la Lazio. Per cui provo a puntare su Lazovic, fresco, voglioso, e ovviamente parliamo di calcio, che su me può fare bene. Davanti, davanti pure non è semplice in realtà. Allora, io andrei di Pinamonti contro l'Udinese in casa, Immobile contro il Verona che deve sbloccarsi nonostante stia creando tanto, giocando bene, si spende sempre, però deve far gol. E sono indeciso qua, perché allora Raspadori potrebbe trovare spazio, Osimhen è infortunato, c'è anche Simeone, però Napoli deve giocare anche in Champions, quindi Raspadori potrebbe effettivamente trovare spazio. Nico Gonzalez ha appena trovato l'infortunio. Caprari non mi convince. Io, ragazzi, rischio Raspadori. È vero che potrebbe non giocare, però secondo me, visti gli impegni ravvicinati e l'infortunio di Osimhen, come dicevo,
Raspadori potrebbe partire dall'inizio, poi ovviamente vedremo. Soprattutto se Napoli spezza la prima partita, questo mi agevola in realtà perché posso sapere prima se gioca o meno. Però per ora facciamo così, con Caprari primo panchinaro, Okereke e Nico Gonzalez. Questa quindi è la formazione, grandi dubbi in porta. Ho il dubbio Falcone Maignan, ma onestamente punterei più su Falcone. In difesa in realtà non particolarmente, neanche a centrocampo. Davanti Raspadori ci voglio puntare, però non mi convince fino in fondo. Ma neanche Caprari in realtà, Okereke a Bergamo con un Atalanta in forma, tosta come partita. Quindi onestamente punterei su questa squadra 3-4-3 con Falcone in porta, Parisi, Perez e Karstorp in difesa, Pereira, Sabiri, Diaz e Lazovic a centrocampo. Pinamonti, Immobile e Raspadori davanti. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.